Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, Signore, mi concede di essere testimone della grazia straordinaria che si sta rivelando per la Chiesa questo anno sacerdotale. Non si contano i ritiri del clero che si tengono in varie parti del mondo. A uno di questi ritiri di una settimana, organizzato a Manila dalla Conferenza Episcopale delle Filippine nel gennaio scorso, hanno preso parte 5.542 sacerdoti e 90 vescovi. È stata detta del Cardinale di Manila una nuova Pentecoste, una gioia immensa. Per me il momento forse più emozionante è stato quando, durante un'ora di adorazione guidata, sull'invito dell'animatore, questa immensa moltitudine di sacerdoti in camice, tutti in bianco, hanno ripetuto: Lord Jesus, we are happy to be your priests. Signore Gesù, siamo felici di essere i tuoi sacerdoti. E si vedeva che c'era veramente entusiasmo. La stessa esperienza è in numero più ridotto, ho vissuto in tanti altri paesi. E tutti mi hanno pregato di trasmettere a Santo Padre il loro grazie, il loro saluto, e io lo faccio con gioia in questo momento. La parola di Dio che ci guida in queste riflessioni per l'anno sacerdotale è 1 Corinti 4.1 «Sic nos existime tomo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei». Quello che ognuno deve pensare di noi è che siamo ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio. Abbiamo meditato in avvento la prima parte di questa frase di Paolo, sacerdote come servitore di Cristo nell'unzione e nella potenza dello Spirito Santo. Ci resta in questa quaresima da riflettere sulla seconda parte, cioè il sacerdote come dispensatore dei misteri di Dio. Naturalmente quello che diciamo del sacerdote vale a maggior ragione per il vescovo, che ha la pienezza del sacerdozio. Il termine misteri, usato da Paolo, ha due significati fondamentali. Il primo è quello di verità nascoste e rivelate da Dio, i divini propositi annunciati nell'Antico Testamento, profeticamente realizzati poi in Cristo, nella pienezza dei tempi. Il secondo significato invece è quello di segni concreti della grazia, cioè i sacramenti. La lettera agli Ebrei riunisce questi due significati in un'espressione generica, le cose che riguardano Dio, enea quae sunt ad Deum, e accentua anzi proprio il secondo significato, quello dei riti, dei sacramenti. Infatti dice che il sacerdote è scelto per offrire doni e sacrifici per i peccati. Questo secondo significato, cioè i misteri come sacramenti, è quello che si affermerà poi nella tradizione cristiana. Sant'Ambrogio scrive due trattati sui riti dell'iniziazione cristiana, uno lo intitola De Sacramentis e uno De Misteris, anche se hanno praticamente lo stesso contenuto. Del resto la parola sacramentum è la traduzione nel latino ecclesiastico di mysterion. Ritornando alla parola dell'Apostolo, il primo di questi due significati mette in luce il ruolo del sacerdote nei confronti della parola di Dio, il secondo il suo ruolo nei confronti dei sacramenti. Insieme delineano la fisionomia del sacerdote come testimone della verità di Dio e come ministro della grazia di Cristo, come annunciatore e come santificatore. Per molti secoli la funzione del sacerdote è stata ridotta quasi esclusivamente al suo ruolo di liturgo, di sacrificatore, offrire sacrifici e perdonare i peccati. È stata la Presbyterorum Ordinis a rimettere in evidenza, accanto alla funzione cultuale, quella di evangelizzatore, in linea con quello che la Lumen Gentium aveva detto della funzione dei vescovi, che è di insegnare e santificare. Insegnare naturalmente servisce alla parola di Dio, santificare i sacramenti. Delle tre meditazioni di Quaresima, sapete che il 19 è la festa, quindi non c'è la predica, ne dedicheremo una al tema del sacerdote come ministro della parola di Dio, una al sacerdote come ministro dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia,
e una finale più esistenziale sul rinnovamento del sacerdozio, che è forse quella l'intenzione fondamentale che ha ispirato il Santo Padre nel indire questo anno. A partire dal III secolo si nota una tendenza a modellare nei requisiti, nei riti, nei titoli, nelle vesti, il sacerdozio cristiano a quello levitico dell'Antico Testamento. Una tendenza che si riflette in documenti canonici come la Costituzione degli Apostoli, la Didascalia Siriaca e fonti simili. Proprio questa assimilazione esterna fa sentire più urgente il bisogno di riscoprire ogni volta, soprattutto in un'occasione come quest'anno, la novità e l'alterità sostanziale del ministero della nuova alleanza rispetto a quello dell'antica, e vedremo anche di ogni altro sacerdozio. È l'energica affermazione paolina che vorrei mettere, venerabili padri e fratelli, al centro di questa nostra riflessione. Dice così: la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di una nuova alleanza, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. Ora, se il ministero della morte scolpito in lettere su pietre fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, seppur svaniva, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Questo è il secondo Corinti 3, 5. Che cosa l'Apostolo intende con l'opposizione lettera-spirito? Lo si deduce da quello che ha scritto poco sopra parlando della comunità del Nuovo Testamento. È noto, dice, che voi siete una lettera di Cristo scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono i cuori degli uomini. La lettera è dunque la legge mosaica scritta su tavole di pietra e per estensione ogni legge positiva esteriore all'uomo. Lo spirito è la legge interiore scritta nei cuori, quella che altrove l'Apostolo definisce la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù e che libera dalla legge del peccato e della morte, che fa la differenza, insomma. Sant'Agostino, lo sappiamo, ha scritto un trattato su questo testo, il De Spiritu et Littera, sullo spirito e la lettera, che è una pietra miliare nella storia del pensiero teologico cristiano. La novità della nuova alleanza rispetto all'antica, egli spiega, è che Dio non si limita più a comandare all'uomo di fare o non fare, ma fa egli stesso con lui e in lui le cose che gli comanda. Dove la legge delle opere, cito la lettera adesso, dove la legge delle opere impera minacciando, la legge della fede impetra credendo. Con la legge delle opere Dio dice all'uomo: fa quello che ti comando. Con la legge della fede l'uomo dice a Dio: dammi quello che mi comandi. La legge nuova che è lo Spirito è ben più che una indicazione di volontà, è un'azione, un principio vivo, attivo. La legge nuova è la vita nuova. L'opposizione lettera-spirito equivale a San Paolo, sappiamo, all'opposizione legge-grazia. Non siete più sotto la legge, scrive, ma sotto la grazia. Anche nell'antica alleanza è presente l'idea di grazia, nel senso di benevolenza, favore, perdono di Dio, la famosa chesed. Farò grazia a chi vorrò far grazia, dice Dio nell'Esodo. Ma ora la parola grazia, caris, ha acquistato un significato nuovo, storico, cioè dipende da un evento. È la grazia che viene dalla morte e risurrezione di Cristo e che giustifica il peccatore. Non è più solo una benevola disposizione, ma una realtà, anzi uno stato di grazia. Dice San Paolo: giustificati per la fede,
Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale ora ci troviamo. Giovanni descrive il rapporto tra antica e nuova alleanza allo stesso modo di Paolo. Dice: la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Da ciò si deduce che la legge nuova dello Spirito non è in senso stretto quella promulgata da Gesù sul Monte delle Beatitudini, questa semmai è la legge nuova in senso materiale, non formale, ma è quella da Lui incisa nei cuori a Pentecoste. I precetti evangelici sono certo più elevati e perfetti di quelli mosaici, tuttavia da soli anche essi sarebbero rimasti inefficaci. Anzi, San Tommaso d'Aquino dice, sarebbero rimasti lettera che uccide se non si fosse aggiunto la grazia dello Spirito che lui ci ha meritato. Lui ci ha meritato, non un altro, attraverso la sua morte e risurrezione. Gli apostoli sono la prova vivente di questo. Essi avevano ascoltato dalla viva voce di Gesù tutti i precetti evangelici. Per esempio, che chi vuole essere primo deve essere l'ultimo e servo di tutti. Ma fino alla fine li vediamo preoccupati di stabilire chi fosse il più grande fra di loro. Solo dopo la venuta dello Spirito, su di loro a Pentecoste, li vediamo completamente dimentichi di se stessi e intenti solo a proclamare le grandi opere di Dio. Ma come agisce in concreto questa legge nuova che è lo Spirito? Agisce attraverso l'amore. La legge nuova altro non è che quello che Gesù chiama il comandamento nuovo. Lo Spirito Santo ha scritto la legge nuova nei nostri cuori, imbontendo in essi l'amore. L'amore che San Tommaso definisce amor quo ipse nos diligit et quo ipse nos dilectores sui facit. È l'amore con cui Dio ama noi e con cui rende capaci noi di amare Lui e il prossimo. Quest'amore è una legge comune, si potrebbe dire, ma che rapporto c'è tra l'amore e la legge? La legge è quello che ti indica di fare una cosa. L'amore è una legge, la legge dello Spirito, nel senso che crea nel cristiano un dinamismo che lo spinge a fare tutto ciò che Dio vuole spontaneamente, perché ha fatto proprio la volontà di Dio e ama tutto ciò che Dio vuole. Spinge a fare le cose, l'amore, per attrazione, non per costrizione. E questa è la grande conquista che sempre il popolo cristiano deve fare. Il cristianesimo è fatto per vivere, per essere vissuto per attrazione, per innamoramento, non per costrizione. Né esterna né interna della paura. Chiedo scusa. Che posto ha in questa economia dello Spirito l'osservanza dei comandamenti? Anche dopo la venuta di Cristo sussiste infatti la legge scritta. Ci sono i comandamenti di Dio, il Decalogo, ci sono i precetti evangelici, poi sono aggiunte le leggi ecclesiastiche. Che senso ha il codice di diritto canonico, le regole monastiche, i voti religiosi? Tutto ciò, insomma, che ci indica una volontà oggettiva che ci si impone dall'esterno. Sono queste cose dei corpi estranei nell'organismo cristiano? Una domanda seria. Ci sono stati nel corso della storia della Chiesa, si sa, dei movimenti che hanno pensato così e hanno rifiutato in nome della libertà dello Spirito ogni legge. Erano chiamati i movimenti anomisti o del libero spirito, ma la Chiesa li ha sempre rigettati e anche la coscienza cristiana li ha sconfessati. La risposta cristiana a questo problema ci viene dal Vangelo. Gesù dice di non essere venuto ad abolire la legge ma a darle compimento. E qual è il compimento della legge? Pieno compimento della legge, risponde Paolo, è l'amore. Dal comandamento dell'amore, diceva Gesù, dipendono tutta la legge e i profeti. L'obbedienza diventa dunque il banco di prova che si vive nella grazia. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Allora vediamo che l'amore non sostituisce la legge, ma la osserva, la compie.
E nella famosa profezia di Ezechiele sulla nuova alleanza si dice proprio che sarà grazie allo spirito nuovo che Dio mette nel cuore, cuore nuovo, lo spirito nuovo, che l'uomo sarà finalmente capace di osservare i suoi statuti e le sue leggi. Metterò il mio spirito dentro di voi e vi farò osservare le mie leggi, i miei statuti. È stata data la legge, scrive lapidariamente Agostino, perché si cercasse la grazia. Ed è stata data la grazia perché si osservasse la legge. Quindi è perfetto il panorama. Fin qui, venerabili padri e fratelli, il messaggio paolino sulla nuova alleanza può avere, ci aiuta a vedere come dovrebbe configurarsi e essere vissuta la vita cristiana. In questa occasione però vorrei mettere in evidenza soprattutto la luce che questo messaggio getta sul problema dell'evangelizzazione nel mondo attuale e del dialogo interreligioso. E di conseguenza sul ruolo del sacerdote come ministro della verità di Dio. Agostino scrisse il suo trattato La lettera e lo spirito per combattere la tesi pelagiana, secondo cui per salvarsi è sufficiente che Dio ci abbia creati, dotati di libero arbitrio e dato una legge che ci indica la sua volontà. In pratica la tesi che l'uomo può salvarsi da solo e che la venuta di Cristo è certo un aiuto straordinario, ma non indispensabile per la salvezza. Si può discutere, oggi gli studiosi discutono, se Agostino abbia interpretato correttamente il pensiero di Pelagio. Ma questo non dovrebbe sorprenderci. I padri che si sono trovati a combattere delle eresie hanno spesso esplicitato quelle che dal loro punto di vista erano le implicazioni logiche e necessarie di una dottrina, senza tener conto sempre del punto di vista del linguaggio diverso dell'avversario. Erano più preoccupati della dottrina che delle persone, della verità dogmatica più che di quella storica. Anzi, Agostino si mostra assai più cortese nei riguardi di Pelagio di quanto, per esempio, fosse Cirillo d'Alessandria nei confronti di Nestorio. La rivalutazione moderna di autori come Pelagio e Nestorio non significa dunque minimamente la rivalutazione del pelagianesimo o del nestorianesimo. Questa distinzione ha aiutato, sappiamo, ha contribuito in tempi recenti a ristabilire la comunione con le chiese cosiddette nestoriane e monofisite di Oriente. Tutto questo però in questo momento ci interessa relativamente. La cosa importante da ritenere è che Agostino ha ragione sul problema principale. Per salvarsi non basta la natura, il libero arbitrio e la guida della legge. Occorre la grazia, occorre Cristo. Pensare diversamente significherebbe rendere superflua la sua venuta e con essa la sua morte. Significherebbe considerare Cristo un esempio di vita, ma non, come dice la lettera agli ebrei, causa di salvezza per chiunque crede. Causa. È su questo punto che il pensiero di Agostino e prima di lui quello di Paolo si rivela di una straordinaria attualità. Quello che, secondo l'Apostolo, distingue la nuova dall'antica alleanza, lo spirito dalla lettera, la grazia dalla legge, fatte le debite distinzioni, è esattamente ciò che distingue oggi il cristianesimo da ogni altra religione. Le forme sono cambiate, ma la sostanza è la stessa. Opera della legge o opera dell'uomo, è ogni pratica umana quando da essa si fa dipendere la propria salvezza, sia questa salvezza concepita come comunione con Dio, o come comunione con se stessi, o come sintonia con le energie del cosmo, le ultime versioni. Il presupposto è lo stesso. Dio non si dona, lo si conquista. Possiamo illustrare la differenza così, venerabili padri e fratelli. Ogni religione umana o filosofia religiosa comincia con il dire all'uomo quello che deve fare per salvarsi.
i doveri, le opere, siano esse opere ascetiche, esteriori o cammini speculativi interiori. Il cristianesimo non comincia dicendo all'uomo quello che deve fare, ma quello che Dio ha fatto per lui. Gesù non cominciò a predicare dicendo: convertitevi e credete al Vangelo, così il regno di Dio verrà a voi. No, no, il rovescio. Il regno di Dio è venuto in mezzo a voi, senza che voi l'abbiate meritato, senza che voi abbiate cambiato i costumi gratuitamente, liberamente. Convertitevi. Allora, non prima la conversione, poi la salvezza, ma il contrario. Prima la salvezza, il dono, poi la conversione, il dovere. Anche nel cristianesimo, lo abbiamo ricordato, esistono i doveri, i comandamenti, ma il piano dei comandamenti, compreso il più grande di tutti, non è il primo piano, è il secondo. Prima di questo piano del dovere c'è quello del dono. E il dovere discende proprio dal dono, dalla grazia. Deve essere la risposta alla grazia. Noi cristiani non entreremo certamente in dialogo con altre fedi affermando la differenza o la superiorità della nostra. Insisteremo certamente più su ciò che ci unisce, gli obiettivi comuni, riconoscendo agli altri lo stesso diritto, almeno soggettivo, di considerare la loro fede la più perfetta e la definitiva. Riconosciamo anche a loro il diritto soggettivo. Senza dimenticare del resto che chi vive con coerenza e in buona fede una religione delle opere e della legge è migliore e più gradito a Dio di chi appartiene alla religione della grazia, ma trascura completamente sia di credere nella grazia che di compiere le opere della fede. Dunque tutto questo è vero, ma non deve indurci assolutamente a mettere tra parentesi la nostra fede nella novità e unicità di Cristo. E in questo il Santo Padre ce lo ricorda continuamente. Non si tratta neppure di affermare la superiorità di una religione sulle altre, ma di riconoscere la specificità di ognuna, di sapere chi siamo e cosa crediamo. Non è difficile spiegare il perché della difficoltà ad ammettere l'idea di grazia e del suo istintivo rifiuto da parte dell'uomo moderno. La ragione è che salvarsi per grazia significa riconoscere la dipendenza da qualcuno. E questo risulta, sappiamo, la cosa più difficile, più ostica all'uomo moderno. C'è un testo di Sartre su questo, di Marx, giovane, che è veramente impressionante, dice: io non sarei il padrone della mia esistenza se lo dovessi a un altro. Se un altro fosse l'autore della mia esistenza, dunque non può esistere un altro, perché altrimenti sarei dipendente. E è la spiegazione che San Bernardo dà del peccato di Satana. Egli dice: preferì essere la più infelice delle creature per merito proprio, anziché la più felice per grazia altrui. Preferì essere infelice ma sovrano, anziché felice ma dipendente. Misere preesse, quam feliciter subesse. Il rifiuto del cristianesimo è in atto a certi livelli della nostra cultura occidentale. Quando non è rifiuto della Chiesa e dei cristiani, è rifiuto della grazia. Qual è in questo campo allora il compito dei sacerdoti, dei pastori, in quanto amministratori dei misteri di Dio e maestri della fede? Penso quello di aiutare i fratelli a vivere la novità della grazia, che è come dire la novità di Cristo. Gesù nel Vangelo usa l'espressione «i misteri del Regno dei Cieli», a voi è dato conoscere i misteri del Regno dei Cieli. E questi misteri, si sa, sono tutto il Vangelo, ma in particolare quello che riguarda la sua identità. Altrove Gesù le chiama queste cose: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti. Dopo la Pasqua si vede che si passa sempre, si passa dai misteri al plurale al mistero, e cioè tutti i misteri di Dio ormai si sono
riuniti, compiuti in Cristo Gesù, nel mistero di Cristo. San Paolo parla del mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Ci invita implicitamente a pensare a Cristo come un immenso palazzo, addentrandosi nel quale si passa di meraviglia in meraviglia, di oh in oh. L'universo materiale, con tutte le sue bellezze e la sua incalcolabile estensione, è l'unica immagine adeguata dell'universo spirituale che è Cristo. Non per nulla esso è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. L'Apostolo ha individuato con più chiarezza di tutti il centro e il cuore dell'annuncio cristiano e lo ha espresso in maniera programmatica come un manifesto. Noi predichiamo Cristo crocifisso. Noi, altrove, noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. E tali parole, a mio parere, giustificano pienamente l'affermazione secondo cui il cristianesimo non è una dottrina, ma è una persona. Cosa significa nella pratica predicare Cristo crocifisso o Cristo Gesù Signore? Non significa parlare sempre solo del Cristo, del kerygma o del dogma. Cioè trasformare le prediche in lezioni di cristologia, no? Significa piuttosto ricapitolare tutto in Cristo, fondare ogni dovere, ogni virtù su di Lui, far servire ogni cosa allo scopo di portare gli uomini alla sublime conoscenza di Cristo Gesù Signore. Gesù deve essere l'oggetto formale, non necessariamente sempre l'oggetto materiale della predicazione. Cioè deve essere quello che la informa, che fa da fondamento, che dà autorità a ogni annuncio, a ogni dovere. Dovrebbe essere l'anima e la luce dell'annuncio cristiano. Arido è ogni cibo dell'anima, esclama San Bernardo, se non è condito con questo olio. Insipido se non è condito con questo sale. Ciò che scrivi non ha sapore, non sapit mihi, se non vi palpita dentro il cuore di Gesù, nisi sonuerit ibi cor Iesu. Nella liturgia delle ore di lingua tedesca, il Stundengebet, c'è un inno alle lodi del martedì della seconda settimana, che mi è diventato caro fin dal primo momento che l'ho recitato. Comincia così: Göttliches Wort, der Gottheit Schrein, führ uns in dein Geheimnis ein. Che io traduco così. Verbo eterno, Dio vivo e vero, facci penetrare nel tuo mistero. L'espressione il mistero di Cristo è la più comprensiva di tutte, racchiude il suo essere, il suo agire, l'umanità, la divinità, la preesistenza, l'incarnazione, le profezie su di lui dell'Antico Testamento, il loro compimento. E possiamo ripeterlo allora con una giaculatoria, verbo eterno. Dio vivo e vero, facci penetrare sempre più nel tuo mistero. Così sia.